Ciao amiche della Beche, oggi vi propongo un portapigiamino a forma di pesce. Sarà un'ottima idea regalo e farà anche bella figura nella cameretta dei vostri bambini. Ma mettiamoci al lavoro. Per prima cosa prepariamo gli accessori. Questo è il cartamodello che io vi metterò. È questo, ok? Questo è una parte e questa è un'altra. Questa qua la tagliate pari pari come il rigo del cartamodello. Ora sono due perché dobbiamo cucirli, in questa maniera. Le misure di questi, l'altezza è 14, la parte più lunga è 22 e mezzo, la parte più corta è 13. Quest'altro, la base è 13, l'altezza è 9 e mezzo e diciamo la parte qua più stretta è 3 e mezzo. Chi non può o non vuole scaricare il cartamodello, ok? Comunque io vi consiglio di scaricarlo, è semplicissimo. Se non avete la stampante, andate in una cartoleria o un'edicola che hanno le stampanti con il telefonino. Andate sul mio canale, cercate il video, poi cercate sotto al video, cliccate altro, trovate il link per scaricare il cartamodello e loro, sia il cartolaio che il giornalaio, ve lo stampano con pochi centesimi. Detto questo, andiamo avanti. Tagliati questi due pezzi, si prende della imbottitura piatta, quella anche tipo filtri K, si mette sotto e ci si mettono due strati di stoffa dritto con dritto sopra questa imbottitura. In questa maniera si va a bloccare tutto con degli spilli o delle mollette, come preferite. E andiamo a cucire tutto intorno, eccetto qua non cucio, cucio così, così e così. Questo invece facciamo sempre uguale, mettiamo sempre dritto con dritto l'imbottitura piatta al sotto, la appuntiamo un po' in qua e in là, così cuciamo. Vi ci metto anche lo spillo così lo vedete meglio. Cuciamo tutto intorno qua e questo non lo cuciamo, quindi andiamo sotto macchina. Allora andiamo, partiamo da qua. Così, avanti e indietro all'inizio e alla fine, una cucitura di circa mezzo centimetro. Questi li tolgo ora. In questo modo. Qua ho lasciato aperto e qui faccio uguale. Parto da qua, indietro, tutto intorno fino qua. Una volta cucito il tutto, andiamo con pazienza a risvoltare così. Questo. E questo uguale. Ah, però non vi ho detto di tagliare un pochino gli angoli qua, eh? Ecco qua, qui e qua, in questo modo. Anche lì, eh? Ecco qua. Con un bastoncino si tira fuori sempre, come si fa sempre gli angolini. Ecco qua, così. In questo modo. Ora prendete la penna cancellabile e segnate una riga qua nel mezzo, una riga qua e una riga qua. In questa maniera, anche se non sono proprio identiche, vanno bene lo stesso. E qui fate la stessa cosa. Magari per darvi un orientamento, fate una riga nel mezzo, una qua e una qua. E ci andate a cucire.
Ecco, io l'ho fatta storta, ma tanto poi andrò a stirarla e quella che conta è questa, ok? Quindi parto da qua, vado qua, qua e qua. Sotto macchina uguale. Così. In questa maniera. Una. All'inizio magari fatelo avanti e indietro, ma dopo non importa, qua potete andare anche finire così. In questo modo. E qua la stessa cosa, uguale a lì dove ho fatto il rigo. Ecco qua, questi qui tagliati tutti i fili per bene e ora questi si mettono da parte. Ho cancellato la penna cancellabile con il ferro da stiro e li metto da parte. Allora, ora si taglia la forma. La forma è questa. Per tagliarla senza cartamodello, perché non mi c'entra un foglio A4 questo cartamodello, ma è semplicissimo. Fate un rettangolo che misura 34 x 36. Su questa parte qua, per fare la stondatura, misurate 12 cm qua e 12 cm qua e tracciate questa, diciamo, stondatura. Tutto qua. Da questa parte e da questa parte uguale, vi rimarrà un punto più, cioè questa zona qua sarà pari e sarà 12 centimetri, 12, 12, 12. Infatti la lunghezza complessiva è 36, ok? Lo tagliate in questa maniera. Eccoci, possiamo andare. E questo è tagliato, ne tagliate due, ok? In questa maniera, uno e due uguali. Ora si fa una, qui dobbiamo aggiungere una balza. La balza è questa, ho preso un tessuto che si abbina bene a questo, a questa fantasia. Come vedete siamo a fare un pesce, ho preso un fondo marino. Questa balza sarà lunga 22 centimetri, saranno due queste, 22 centimetri e sarà lunga uguale a quello, sempre 36. Ok? Allora se ne faranno due, una e due. Le andiamo a posizionare in questo modo. Una qua, se la stoffa un dritto, lo mettete dritto con dritto e la vado a piazzare qui. Metto degli spilli. Metto pari, qua, ben pari. Così. In modo che poi vi verrà in questo modo e lo faccio la stessa cosa anche a questo, sempre dritto con dritto, vado a piazzare la fascia qua. Ora vado a cucire una cucitura di circa 6 mm. Io vado a bordo piedino, non ha importanza millimetro più o millimetro meno. In questo modo. Trovo in questa maniera, qua abbiamo una stondatura e qua abbiamo la parte pari. Vado a fare una ribattitura qui, così. Ho già fatto anche l'altro, vado a fare la ribattitura anche di qua. Semplice, semplice. Così la stoffa la mando tutta dalla parte in tinta unita in questo modo. Ora, da questo, fatto queste due sagome, le mettiamo un attimo da parte e prepariamo con della termoadesiva, la andiamo a stirare sul tessuto, del tessuto bianco in questo modo. La termoadesiva è una carta che da una parte ha una carta, si chiama carta, e da una parte ha la colla. La parte della colla viene stirata sulla stoffa e poi si fa raffreddare. Poi un pezzetto stoffa bianca, un pezzetto invece stoffa blu, l'avevo preparata, eccola qua, della stoffa blu e ci vado a stirare anche qua. Se mai vi metto il link per acquistare questa carta termoadesiva. Il ferro in terra che è questa qua della Sizi, l'ho fatta vedere tante volte. Momentaneamente ho questa. La serie è 663009.
Si trova su Amazon, vi metto il link per acquistarla. Sotto al titolo cliccate altro, trovate il cartamodello, trovate le informazioni, si chiamano box, casella delle informazioni. Ok? Allora, ora qua vado a disegnare un cerchio, prenderò qualcosa di rotondo, un tappino di una bottiglia, qualcosa per fare un cerchio piccolino e l'ho fatto un po' a occhio, perché non ho trovato niente di questa dimensione. Quindi li vado a disegnare un po' così. E vado a ritagliarli a questo punto, così, che saranno 2,5 cm, 3, ora vi do la misura, precisa. Questi sono circa 3 cm. Questi quadratini che vedete su questo piano sono di 1 cm, quindi guardate voi, siamo sui 3 cm. E quello più piccolo, che è quello blu, di 1 cm, 1,2 cm. Cioè 12 mm di diametro, vabbè. Ecco qua. Uno e due. Questo si butta via. Ora si prende le due sagome che abbiamo fatto. E qua ci andiamo subito a cucire questo, a stirare questo, scusatemi. Si toglie la carta con uno spillo. Così. Così, ecco qua, vedete? Questa è carta. E qua rimane lo strato di colla. Questo qui lucido. E lo vado a posizionare su per giù qua. Su per giù qua. Guardate, mi ci sta già un po' adesivo. E poi questo qua nero invece lo vado a posizionare all'interno di questo cerchietto. Non lo tengo neanche in mano. Guardate qua. Quanto è piccino più ciò. Così, questo poi è la forma della diciamo pupilla, gliela date un po' voi a vostro piacimento, più su o più giù, insomma, pareggio un po' perché è un cerchio un po' stortino. Eccoci, mamma mia, mamma mia, che ciofeca sto facendo! Eh sì, queste cose ci vorrebbero le bichotte, tagliarle tutti precisi. Non ci ho pensato, possiamo tagliarle lì. Via su, va bene, dai. Ah, se non trovate la carta, potete anche disegnarcelo con una penna, un pennarello indelebile. Ok, questo è l'occhio e ora ci vado a stirare per appiccicarlo bene sulla stoffa. Allora, la posizione qua ci sarà questa. No, così no. Sì, così sì. Aspettate, la posizione ve la dico per bene. Ho trovato la posizione giusta, l'ho stirato. E ora vi faccio vedere dove l'ho piazzato. L'ho piazzato in questa posizione, ok? Così a circa, circa 5 centimetri dal bordo, nel mezzo qui a dove si uniscono le stoffe. Ecco qua. Allora, ora vado a fare uno zigzag tutto intorno, un punto festone tutto intorno. In questo caso ho il filo celestino che ho cucito e ce lo faccio celestino. Sotto macchina. Sto facendo il punto festone intorno, così. Potete fare anche uno zigzag molto fitto, eh? Ecco, blocco e taglio. Ora al nero è molto piccolino, io direi di lasciarlo stare così, tanto è talmente bello adesivo che non si stacca questa termoadesiva. Stirateci bene. E via. Oppure potevate anche fare la pallina dell'occhio, insomma, diciamo questa qua, con il pennarello nero indelebile. Ok? Io non ci faccio niente perché mi si accavalla, è proprio piccolino piccolino. Quindi lo lascio così il mio occhio. Ora si prende tutto il nostro ambaradà e si fa così. Si mette la branchia, si mette qua, così. E ci si va ad appuntare in questo modo, così. Poi questa qua, la coda, la vado a prendo il centro e prendo il centro anche della stoffa e ci vado a mettere proprio nel centro la coda in questo modo, sempre spillata in questa maniera. Allora, se non volete fare l'occhio in quel modo, prendete un bel bottone e ci cucite un bel bottone.
fungerà da occhio, vi do un'idea, un'alternativa. Questo ora lo metto sopra questo, ok? In questo modo, dritto con dritto, vado a sovrapporre tutto, metto tutto ben pari e lo vado ad appuntare. A questo punto tolgo lo spillo da qua sotto e prendo tutti gli strati. Qua me lo cuocio tutto bellino con gli spilli, cioè me lo appunto tutto con gli spilli. Qua dove ho messo questi tre spilli alla coda li tolgo e prendo anche qui tutti e tre gli strati in questo modo e vado, proseguo così a mettere tutti gli spilli tutto intorno per benino. Qui fate combaciare le cuciture per fare un lavoro un po' più preciso. Allora, prima di cucirlo o anche dopo, vi consiglio di fare uno zigzag qui nella parte della balza. Basta anche da una parte sola, eh. Se lo volete fare da ambedue lo potete fare. Comunque, da una parte fatelo. Fatelo dalla parte dove c'è la branchia. Lo zigzag in questo modo. E ora andiamo a cucire tutto intorno. Io mi sono già portata avanti, però vi faccio vedere questa cosa. Qua facciamo 6 centimetri all'incirca e ci facciamo un segnetto e qua andremo a fare un orlo in questo modo, poi chiuderemo un centimetro. Allora, da 6 centimetri tornate su e fate un segnetto praticamente. Ora ve lo dico a modo, lo ingrandisco così capite bene. A 6 centimetri e a 2, va bene così. A 4 fate un segnetto e a 6 fate un altro segnetto, ok? In questo modo. Allora andate a cucire questo pezzo qua, non cucite e cucite qua tutto intorno fino qua giù, ok? Questo pezzetto, vedete dove ho fatto segnetti qui, non cucite, quindi fate avanti e indietro, lasciate questo pezzo avanti e indietro e cucite tutto intorno fino alla parte di qua. La lasceremo solo da una parte. La parte che dovete fare questo segnetto sarà quella dove avete cucito la branchia, dove avete fatto anche l'occhio, ok? Quindi andiamo sotto macchina perché ci dovremo inserire un cordone, se no non c'entra. E vi ho fatto fare proprio lo zigzag perché almeno la stoffa dentro non si sfilaccerà. Vado e cucio una cucitura di 1 cm. Vado così. Qui mi fermo, faccio avanti e indietro, alzo, taglio anche il filo così capite meglio, taglio il filo e riparto da qua. 2 cm, 2,5 cm lasciate, secondo poi che tipo di cordone decidete di mettere. Ecco, ora continuo tutto intorno, continuo tutto intorno fino qua. Qua non si lascia niente, qua si va proprio diretti. Magari continuo con lo zigzag e lo faccio normalmente. Allora, lo trovo, eh. Vi prometto che lo trovo. Oh, taglia cuce, lo zigzag è tutto, eh. Vado, cucito tutto intorno, passato tutto lo zigzag, vi trovate con questo foro qua, che mi corrisponde a questo cordone. Questo è un cordone di circa 9 mm, 8 mm di diametro, ok? Allora, prima di qua, zigzag tutto intorno, tutto per bene. Ora qua mi trovo questo foro, quindi piego di 1 cm la stoffa, poi la ripiego in questo modo, altri circa 3, infatti era 4 frattutto, in modo che io mi ritrovo questa fessura qua, così. Ok? Quindi 1 cm e poi 3 cm. E poi ci metto gli spilli così. E faccio tutto intorno in questo modo. Faccio questo orlino tutto uguale. Guarda, se tirate vi ci va a posto anche da sé. Se no ci potete anche stirare, insomma, quello a vostro piacimento. Mi sto bucando come non mai qui. Non la cucitura dalla parte opposta non importa se la mettete aperta, chiusa, è come volete, tanto non ha importanza. Anzi, sarà meglio tutta da una parte, così quando passerete il cordone sarà più facile. Chiaramente
metterò tutti gli spilli e andrò sotto macchina a cucire questo orlino. Semmai non, ogni tanto prendete la misura se non siete tanto sicure dell'altezza e andate. Ecco qua, infatti questo è venuto male. Ecco qua. Vado sotto macchina e cucio tutto intorno. Ecco qua, così mano a mano tolgo gli spilli. Si potrebbe fare anche in questo modo. Usiamo i mezzi che abbiamo. Leviamo anche un po' di roba da giro. Così. Tutto intorno. Sono al termine. Qua l'orlino fatto. Ora lì metto a posto questo che mi dà un po' noietta e ora si va ad inserire il cordone. Intanto possiamo anche andare ad addirizzare questo nostro progettino in questo modo. Ecco qua, vedete? Si vede già un po' la forma del nostro pesce. Prendo il passafilo, lo vedo la prima. Dove sarà? Eccolo qua. Questo strumentino molto tattico per far passare i cordoni, gli elastici e quant'altro. C'è una molletta qua che si stringe e si imprigiona il cordone all'interno e si va ad inserire qua dove abbiamo lasciato questo foro qua. Allora, però partiamo dalla parte di qua perché qua trovo la cucitura che va in questo senso, quindi il cordone lo faccio passare in questo senso, se no vi si inceppa sulla cucitura e non vi scorre, ok? Invece in questo modo va proprio nel senso della cucitura e, non, e fa un bel lavoro, eh? Il cordone è un po' più lunghino, è più bellino, invece che proprio striminzito perché ci si farà un nodino, almeno resterà bellino. Ora ci faccio fare un'altra cosa al filo, eh. Vi assicuro che poi quando c'è la roba dentro è bellino, eh. Anche per un regalino, che per un bambino, insomma. È bellino anche tenuto in camerina perché fa figura, insomma, camerina. Allora, questo si leva, si prende un po' di stoffa di questa o di questa, quello a vostro piacimento. Si prende un ritaglino di stoffa che misura all'incirca 12 centimetri, diciamo, ok? 12 per 6. Lo piegate un centimetro di qua, un centimetro di là, un centimetro di qua, un centimetro di qua, ok? In questa maniera io l'ho già stirato in questo modo. Ora vado a fare una cucitura di qui e una di là. Faccio tutti i fili in cima qua e qua. In cima, un pochino più sotto in questo modo, via, diciamo. Lo faccio vedere in modo da prendere questi due strati che ho piegato. E anche questo, così blocco, e poi lo faccio anche di qua, così blocco, questo lo devo piegare anche questo, eh. E qua non l'ho bloccato, lo bloccherò, eh. Lo bloccherò anche di qua. Tutto ripiegato praticamente intorno. Così. Tolgo i fili, se no non vedete niente. Ok? Di qua vi trovate in questo modo. Ora a questo punto piego e faccio una cucitura di qua e una cucitura di qua e una nel mezzo. Ok? Una fermatura un po' sciuè sciuè, eh?
Se no, su e su non abbiamo ancora detto. Ma come si fa? Qua. Di qua. Allora taglio un po' di fili, se no mi ci intreccio. Ce n'è rimasto uno, vabbè. E uno nel mezzo. Cerco di stare più centrale possibile. Taglio tutti i fili, ecco, li trovate in questo modo qua. Ora, in questi due canali che si sono formati, ci vado ad inserire il cordone così e così dalla parte di qua, in questo modo. E vi trovate così. A questo punto ci faccio due bei nodi. Due bei nodi, c'ho anche il raffreddore, o si può prendere il raffreddore d'agosto, ma via, sarà possibile. Ecco qua. Sì, io andrò a tirare qua e mi rimarrà bellino così. Questa arricciatura qua starebbe a significare la bocca del pesce. Ecco qua. Ora vi ci metto qualcosa dentro, come se fosse il pigiamino. E qua, se mai ci fate un secondo nodo, e lo andate ad attaccare nella cameretta. Qua il nostro pesciolone è finito, la nostra oratona, si può chiamare anche oratona, un'orata gigante. Va bene, io vi ringrazio di avermi seguito, mettete mi piace se vi è piaciuto, condividete e iscrivetevi al canale. E come sempre, un bacione dalla Beche. Ciao!